Ciao a tutti, oggi non sarà lei a parlare ma io, che doppierò quindi il video, buona visione. Come prima cosa lega il ciuffo, altrimenti è un casino col make-up. Mostra i prodotti che ha selezionato con grande entusiasmo. È davvero felice perché utilizzerà anche dei nuovi pennelli molto carini. Usa la maschera di Kiehl's per idratare le labbra. In realtà sarebbe notturna, ma vabbè, sorvoliamo. Lasting Matte Full Coverage Mattifying Foundation. Caspita, in inglese mi cambiano la voce. Comunque sta cercando di selezionare la giusta shade per la sua carnagione, impresa spesso sottovalutata, ma di estrema importanza. Il prodotto ha una texture che la sorprende, molto scorrevole e confortevole. Caratteristiche top se pensiamo al fatto che si tratta di un fondo matte. Lo stende quindi con uno dei nuovi pennelli molto carini e il risultato non è niente male. Prime impressioni positive. Avrei detto first impression, ma avrei dovuto cambiare voce ed è snervante. Nel frattempo ho steso il correttore aranciato per contrastare quelle super occhiaie tipo panda, che poi tonalizza con un correttore più chiaro. Il correttore è il Lasting Matte Soft Matte Concealer Rimmel London. Caspita, è successo di nuovo. Mi sembra si sia fatta prendere un po' la mano con il correttore chiaro. Lo sta stendendo ovunque. La mia risata è cute e cringe allo stesso tempo. Ad ogni modo, questo correttore non è abbastanza strong per le sue occhiaie e lo rinforza un pochino. Fissa il correttore con la cipria close-up di Nabla, ottima per la zona del contorno occhi, mentre per il viso sceglie una delle nuove di Cosmific, Cleopatra. Magical Holiday. Ma le feste sono finite. Si è ricordata presto di provare la palette viso della collezione natalizia di Kiko. Per ora sta realizzando una sorta di contouring invisibile. Sistema quindi le sopracciglia utilizzando Goof Proof Brow Pencil Benefit Cosmetics. Continua a non comprendere il cambio di voce. Ad ogni modo rifinisce con il mascara di Benefit per le sopracciglia. Adoro. Con estremo entusiasmo mostra la nuova palette in Nabla. Dreamy 2 The Mystic Palette. Credo di poterlo pronunciare anche io senza problemi. Dreamy 2 The Mystic Palette. Dopo questa dimostrazione, torniamo al make-up. Sta realizzando il trucco occhi, come potete vedere dalle immagini. Vi dico che inizialmente non avrei dato mezzo centesimo per questo look, e invece mi sono dovuto ricredere alla fine. Avete notato che prima si diceva non avrei dato una lira, e ora mezzo centesimo? Come cambiano i tempi? Ad ogni modo, sta applicando e sfumando una serie di ombretti, apparentemente in modo casuale. Ma alla fine riesce ad aggiustare il tiro. Arriviamo quindi all'eyeliner. Questo di NYX permette di ottenere tratti molto precisi alla punta composta da setole, tipo pennello. Non è la classica. Raga, fatemi sapere nei commenti qual è il vostro eyeliner preferito. Tocco di classe, applica un colore turchese nella rima interna dell'occhio. Ammetto che si sposa molto bene con gli ombretti stesi sulla palpebra. Il kajal è di Shiseido. Poi lo fissa con un ombretto di un'altra palette Nabla. In questo modo durerà tutto il giorno. Come blush utilizza un mix di bronzer e blush dalla palette delle feste di Kiko, peraltro molto molto carina. Illuminante sempre dalla palette viso delle feste natalizie di Kiko, e guardate, wow, che effetto glow! Come mascara prova per la prima volta il Kush Mascara di Milk Makeup, non male, ma ha insistito molto per ottenere tanto volume. Solita indecisione per il rossetto, ma alla fine opta per uno dei suoi nude preferiti, Last di Nabla, che illumina con un pizzico di ombretto nel centro, così da ottenere anche un effetto plumping. E voilà, il look è completato. Spero davvero vi sia piaciuto, ma soprattutto spero di aver fatto un buon voice over. Io lo trovo eccellente. Voi cosa dite? Vi ringrazio per aver seguito il video. Non vi dimenticate di lasciare il like, di iscrivervi al canale. Vi mando un bacio e un abbraccio virtuale e al prossimo video.